era l'uomo che il 22 gennaio 2010 alle 5 del mattino sentì suonare al campanello di casa. Era sveglio da un pezzo e si meravigliò di non aver provato paura o sorpresa o almeno curiosità quando andò ad aprire con passo malfermo. Una colata gelida lo investì completamente e prima di capire cosa stesse accadendo si preoccupò di chiudere bene la vestaglia di lana e proteggere con la mano la cicatrice sul collo. Nel buio, rotto appena dalla luce di un lampione, non c'era nessuno, né si udivano passi in lontananza. Si sporse leggermente, cercando di inquadrare il fondo oscuro della strada, ma intravide solo un gatto infilarsi sotto un'auto. Un pezzetto di scotch fissava alla porta un biglietto. Lo staccò, tornò in camera e si sedette sulla sponda del letto che scricchiolò pericolosamente, ricordandogli che era ora di cambiare la rete. Il biglietto diceva: giorno 22, appuntamento alle 20. La grafia era quasi infantile. Facendo un salto, passò in rassegna per l'ennesima volta la sua vita, pressoché inutile, fatta di compiacenze e sacrifici, senza una reale prospettiva. Poi il matrimonio, uno di quelli che sembrano stabiliti dal destino e in cui il destino non c'entra niente. Gliel'avevano detto i suoi genitori che quella non era adatta, che il tempo avrebbe aperto brutte crepe, ma lui niente, si era messo contro tutto e tutti e se l'era sposata. Poi quell'incontro, su quell'immagine gli occhi si chiusero e cadde in un vuoto di conclusione. Mancava circa un'ora alla sveglia. Mi ero prima espressa con Edna, è molto semplice. Se io sono sempre stata dell'opinione, il mio compagno me ne dà atto, io ho sempre detto: quando c'è amore io non vedo il tradimento. E da sposata io invece ho tradito, perché non c'era amore. E con mio compagno c'è amore, e io il tradimento non riesco a vederlo. E mi diceva che invece fa parte della vita, il tradimento fa parte della vita, non si sente, fa parte, riesco a parlare anche senza. Il tradimento sicuramente fa parte della vita, però forse è un'idea, non lo so, un'idea mia, se amo una persona non riuscirei a vedermi con un'altra. In caso contrario sì, cercherei un'altra persona per avere quella felicità che sicuramente ad ogni persona è normale che ci sia. Allora io volevo leggere proprio all'inizio, no? E si sente, però penso di avere anche la voce abbastanza... Il crimine non ha passato, e occhi, sangue, parola, la fine sta di polvere da sparo, nascosta nella canna di una ragione priva di coordinate e silenziosa. Dilaga la stessa maniera della densa lava di un vulcano che radia al suolo ogni cosa. Si muove lenta, inesorabile, definitiva come un fiume che non si ferma finché non trasforma in pietra e cenere tutto. Sarò buona con te, Sibilo Jen, guardandolo come un animale ripugnante,
non ti lascerò segni sulla pelle. Quando ti troveranno, sarai solo una carcassa vuota, vuota come la tua testa, il tuo cuore, la dignità e il rispetto che non hai mai avuto, come ciò che hai rubato e non ti è mai appartenuto, ciò che hai sporcato con la tua bocca, la tua lingua, i tuoi denti e la tua voce roca, la tua voce che è la tua immagine, il tuo specchio. La donna vomitò per strada senza avere il tempo di guardarsi intorno e priva di qualsiasi forza per gridare. Tremava convulsamente mentre cercava in tasca un cellulare che non aveva. Con le scarpe insozzate attraversò come un cane zoppo un piccolo campo e infilò la stradina sterrata che si apriva sul nero della campagna. Non sapeva più dove abitasse. Nelle orecchie le parole di Jean: ti trovo, entro stasera, ti trovo. Non ebbe un solo pensiero per Giorgio e maledisse ogni singolo istante trascorso con lui. Ti trovo, entro stasera, ti trovo. Il tuo sangue comincia a puzzare. Come sei sporca, sei ridotta proprio male. E pensare che fino a qualche giorno fa ti divertivi con Giorgio, ridevi, lo abbracciavi, parlavi di me, di noi e fottevi. E credevi di farla franca, di essere la migliore, di conoscere l'amore come nessuno. E godevi di ogni singolo tradimento, godevi delle mie lacrime, della mia paura, della mia angoscia. Godevi e non ti guardavi, non vedevi la tua stessa faccia, la tua anima ipocrita. Godevi della rovina del mio uomo, del suo dolore, della sua miseria. Ora bevi, così scende morto. Hai avuto quel che volevi, che desideravi. Gli amanti devono convivere tutto, sempre. Averti, uscire, mangiare, parlare con te e poi far l'amore, immaginarti, sentire il tuo cuore, i tuoi pensieri. Non mi basta toccarti, baciarti, accarezzarti. Non mi basta sentire il tuo odore, il tuo sapore, sapere chi sei e cosa fai, conoscere i tuoi desideri, le tue paure. Non mi basta volere per te tutto il meglio della vita, ogni miracolo possibile, saperti completamente felice o infelice. Non mi basta condividere i tuoi passi, ogni movimento, sensazione, ricordo, fantasia. Non mi basta che la tua vita intrecci la mia come una vite antica, un tralcio contorto, impossibile da sradicare senza spezzarlo. E non mi bastano i tuoi occhi da bere e il tuo sudore, l'acqua ed il vino dalla tua bocca. A me serve molto di più, l'inafferrabile risposta a ogni mio respiro, a ogni mio battito, il cedimento d'ogni paura, ogni ultima cosa dopo la quale il mare può seppellire tutto, la terra sprofondare e ogni essere vivente scomparire come non fosse mai esistito. A me serve la meraviglia del tuo primo pianto, sguardo, passo, parola. A me serve che tu viva nella parte più nascosta di me, inaccessibile e segreta, per la quale si può rinnegare la luce, che tu sia per me la sola e unica musica di pioggia. A me serve sapere chi sei. Linda trovò il lungo biglietto assieme a 24 rose sulla scrivania del suo studio di ritorno da un viaggio di lavoro
erano arrivate due giorni prima e la sua assistente le aveva sistemate in un grande vaso cinese. Era mezzogiorno ed erano trascorsi 3 mesi da quel primo incontro in libreria. Linda lesse il biglietto e lo strappò. Poi si versò da bere. Non aveva fame e non aveva avvertito nessuno del suo rientro. Ogni giorno alle 12 in punto Giorgio andava da Clara. Lei si faceva trovare svestita. Non parlavano molto, tranne quando lui era reduce da un litigio. La prendeva fra le braccia e la toccava. Lei si stendeva sul divano e si lasciava mordere. Giorgio non emetteva suoni. Era una specie di cetaceo muto, intento a consumare il suo pasto in fretta. Mi ami? Certo, non sarei qui se no. Non sai cosa sfido per questo. Possibile che non si accorga di nulla, intelligente com'è. Il tono era ironico. Jeanne è innamorata. L'intelligenza non c'entra. Ma fai l'amore anche con lei? Giorgio non rispondeva. Con lei è diverso. Diverso come? Cosa? Lei è diversa da te. Basta con questi paragoni e dammi da bere. Clara gli versava un aperitivo da supermercato e restava a guardarlo perplessa. Quando le dici di noi? Quando la lasci? Non è facile, non lo è affatto. Non lo è perché ne sei innamorato, vero? La voce diventava tagliente e fastidiosa come una lama su vetro. Sì, la amo, ma amo anche te. Sono in un casino, tutta questa storia è un casino. Sei un vigliacco, semplicemente un vigliacco. Può darsi, però ora devo andare. E se non te ne andassi? Se io te lo impedissi? Clara, ti prego, non posso rimanere. Ci vediamo domani. Mi tratti come una puttana. Sei una puttana, solo una puttana. A domani. Giorgio la piantava in asso e se ne andava col passo di chi trascina un bacino. Clara restava furiosa. Video e foto sul cellulare si sprecavano. Lei nuda sul letto, lui fra le sue gambe, insieme, avvinghiati e osceni. Sono una puttana? E da puttana mi comporterò. Balbettò mentre inviava una foto senza commento. La sera del 6 agosto, alle 23:30, Clara andò a letto e si addormentò tranquilla e beata, col cuore in pace, senza sospettare che quella foto avrebbe segnato fatalmente il suo destino. Qua non la devo inventare. È un brevissimo dialogo fra lui e lei. C'è qualcosa che non va nella mia testa. Vorrei smontarti e portarti con me. In quanti pezzi? Non tanti, per poterti rimontare in breve tempo. Se mi liofilizzi è meglio, così dovresti montarmi. Non dovresti montarmi o smontarmi. Sì, è un'idea. Toglierti tutta l'acqua ed essiccarti, o l'aria, e tenerti sotto vuoto, o dissanguarti, schiacciarti come un fiore in un libro. L'amore è la cosa più pericolosa che possa accadere a un essere umano.